I Grandi Ambasciatori 2018 del Centro Studi Grande Milano ci riempiono di orgoglio e soprattutto in una serata come quella di stasera con 600 persone, 60 tavoli e un grande festeggiamento, quello che merita il Centro Studi Grande Milano nei confronti di 5 personalità fondamentali. Parto dalle più giovani che sono la squadra di volley femminile vice campione del mondo 2018, delle ragazze straordinarie, un argento che per noi vale veramente oro. Poi le 4 personalità, i 4 ambasciatori, 2 donne e 2 uomini. La prima, l'Étoile, che ha portato la scala, il nome della scala nel mondo, Carla Fracci. Poi una grande imprenditrice che, piena di sorriso e di coraggio, porta il Made in Italy nel mondo, che è Rosita Missoni. Un imprenditore, un manager che ci invidia il mondo, che è Marco Tronchetti Provera, e un capitano che abbiamo noi rubato al mondo e portato a Milano, ai Via Zanetti. Ecco, io credo che già i nominativi e soprattutto una serata piena di emozioni come quella di stasera giustifichi il lavoro di 16 anni per vedere una Milano più grande. Ebbene, questi ambasciatori hanno certamente reso Milano più grande e noi questa sera siamo qui con loro e per loro e per prendere da loro esempio. Cara Rosita, vederti è una grande emozione e soprattutto fa fiorare tanti ricordi di questa amicizia che è stata... Per me l'emozione è il fatto di essere qui, già. E comunque, non lo so, parlando di... se si parla di emozioni, la mia più grande emozione è stata quando ho visto comparire Ottavio, che avevo visto alle Olimpiadi di Londra. L'ho visto uscire dalla metropolitana di Piccadilly e sopra c'è una colonna con un cupido che io porto al collo, vedi, che mi è stato regalato a suo tempo. Qualcuno da Londra sì, me l'ha portato. Sì, perché io raccontavo questa storia che lì c'era un cupido e Luca, che è andato l'anno scorso a fare una gita con i 3 figli di Vittorio a Londra, si sono fatti un selfie sotto la colonna mettendo alle origini di tutto. E ci sono i 3 rabaschi di Vittorio e Luca che sorridono con la colonna e il cupido sopra. Bello. Ecco. Ci ricordi quanto ci manca Ottavio? Non dire a me. Però mi fai affiorare un ricordo. Una visita che facevo a Sumiraglio, io e Tonino Guerra. Quell'occasione Tonino... Che personaggio straordinario. Italiani da esportazione, come si no, dice. No, ma poi... E in quell'occasione Tonino raccontò un episodio che mi è rimasto impresso. Ricordò che quando era bambino passeggiava per le vie di Sant'Arcangelo e con il nonno, e ogni tanto vedeva il nonno che si girava all'indietro, e a un certo punto lui, incuriosito, dice: ma nonno, ma perché ti giri all'indietro? Hai paura che qualcuno ti dia una botta? E lui rispose: ma no, è che per andare bene avanti bisogna ogni tanto guardarsi indietro. Certo. Allora, il tuo sguardo all'indietro e il tuo sguardo al futuro. Beh, il mio sguardo all'indietro, che sono nata con la fortuna di aver dietro una famiglia, dei nonni, tutti e due nati nel 77, 877, nonno e nonna. La famiglia Ghelmini. No, la famiglia Torrani. La mia famiglia, la nonna materna, erano quelli dove io sono cresciuta, nel senso che avevano la fabbrica, era la loro, e mio padre lavorava nella loro fabbrica, poi ha sposato la mia mamma. E noi siamo cresciuti lì, noi, ma anche la famiglia di mio papà era di Golasek, erano due grandi famiglie patriarcali. Quella del mio papà erano più agricoltori, mentre quella del mio nonno era una specie di Archimede pitagorico. Lui ha fatto di tutto nella sua vita, persino ha inventato la Dimo, non so, per mandare i telegrammi, e c'è in casa una lettera di Giacomo Puccini che ordina a mio nonno questo orologio che permetteva di scrivere dei messaggi, delle cose, mentre viaggiava in carrozza, perché allora... Ecco. Una sorta di iPhone. Sì, era un Archimede, mio nonno Piero era un Torrani, era un Archimede pitagorico. Io sono cresciuta
in quella casa, in quella famiglia lì. È importante avere un DNA forte. Assolutamente fantastico, che era poi l'origine della casa di Via Orti di Milano, certo, con tutti gli annessi e connessi. E lo sguardo al futuro? E lo sguardo al futuro è, diciamo, che è una cosa che forse ce l'hai in natura, una forma di ottimismo che ti permette di metterti alla prova, che ti permette di cercare le tue strade, perché noi ci siamo messi a fare la moda, per modo di dire, perché volevamo fare qualche cosa di diverso. Tai faceva le tute, io ero cresciuta in mezzo ai giornali di moda, perché nella nostra azienda si facevano ricami, cose, vestaglie, ma era un'azienda di vestaglie per signora, che allora nessuno andava, tutte le signore avevano la vestaglia da casa, le cose per cui ricamate, cioè. Io sono cresciuta e mio nonno aveva tutto, dentro quella fabbrica di Colasecca c'erano dalla tintoria al ricamificio, a queste grandi macchine che facevano questi teli immensi e lunghi 36 metri, e alle circolari per fare le felpe, e quindi, perché lui voleva avere tutto. Io sono cresciuta in questa realtà con un centinaio allora di dipendenti quando io ero ragazza, ed erano prevalentemente donne che lavoravano in azienda. Donne. Missioni 2030, andremo a intervistare Margherita? Beh, certo, ma Margherita è sicuramente la mia prima nipote. Le avete dato già una grande chance? Cioè, no, è lei che ha dato per me all'azienda. Sì, perché è sicuramente una ragazza molto positiva. E poi ha talento, ha vissuto negli Stati Uniti, quando ha deciso che tornava in Italia, poi si è sposata, ha avuto i suoi due bambini, ha continuato a fare delle sue collezioni per provare a se stessa che era capace di portare avanti un discorso. E adesso è rientrata in azienda e quindi si occuperà delle nostre collezioni con la licenza, ed è, insomma, io ho molta fiducia e mi fa molto molto piacere. Senti Rosita, prima leggevamo la carta dei valori insieme e ho visto che la tua attenzione si è appuntata su tre parole: creatività, estetica e tradizione. La formula per la creatività, per aumentare la creatività? Ma sai, intanto, per esempio, noi viviamo, già da bambini noi siamo stati abituati a guardare i panorami, la nostra casa di Colasecca aveva un panorama straordinario sul Monte Rosa, abituati a vedere delle belle, quindi che cosa abbiamo cercato quando avevamo voluto costruire la fabbrica a Sumirago, con un ottimismo eccezionale? Abbiamo cercato, e Ottavio è stato portato da un dipendente della banca a vedere un posto in un paese dove c'erano solo officine meccaniche, quindi le donne andavano a lavorare in un paese in collina con la vista sulle montagne, ma le donne erano obbligate a lasciare il paese la mattina e tornare a casa la sera, quindi c'era era considerato una zona depressa per la manovalanza femminile, che non poteva essere, insomma, che doveva, era obbligata a lasciare la casa la mattina e tornare la sera. E a quel punto veniamo messi in contatto con a quell'epoca c'era un'esenzione per 10 anni che cessava nel 1968, noi, e quello era il 1966, 65, non lo so,
Sì, la banca ci ha messo in contatto, non so, credo che allora fosse Cuccia, ma non lo conosco. So che siamo andati a firmare i cambiali, abbiamo firmato 350 cambiali in via Filmodrammatici, sai, io a Milano. A un certo punto abbiamo chiesto di uscire perché avevamo le mani anchilosate. Però abbiamo avuto questo anticipo, perché di quattrini, ma ci siamo fatti la nostra fabbrica con un ottimismo fantastico, eccezionale. Quindi, la formula in un posto essere dove avremmo voluto vivere, perché ci piaceva il posto. Però per cui prima abbiamo fatto la fabbrica e poi abbiamo fatto la se casa. Se dobbiamo sintetizzare, allora la creatività può essere formalizzata così: un compagno giusto, in un posto giusto, veramente, con tanto coraggio. No? Con tanto coraggio e fantasia. E fantasia. Perché ammazza. Le persone visionarie poi sono anche molto pratiche. Certo, lui sì, lui era così positivo, sì. era straordinario, non aveva, l'ho consultato sempre nella mia vita, perché. E intanto alla fine ti diceva: guarda che a dire di no non si sbaglia mai, non ti pentirai mai, questa era la sua massima filosofica. E infine lo sguardo al futuro, collegarlo sempre alla tradizione. Certo. Perché è bello assumere, va, le radici, sapere sentire che c'era la civiltà degli Olasec. Sì, certo.